pensa di girare nei dintorni del Sel di Turismo, sono riuscito a trovare un posto dove la salvia viene coltivata. Non è un granché bella, però è fiorita, e questo è importante perché trovare la salvia in fiore è veramente strategico. Salvia o salva vuol dire che è una pianta che ci salva da tanti malanni. Io la raccolgo perché poi la porterò in un posto dove vi voglio raccontare non tanto una ricetta quanto una curiosità. La metto qui dentro, continuo a prenderne qualche altro rametto, e così facendo ho raccolto una delle piante più importanti del nostro ambiente mediterraneo, la salvia. Vedete, questa qui è piccola, non è quelle foglie giganti che siamo abituati a vedere e che in genere si friggono, perché quella è una varietà. Questa è proprio una salvia che non posso dire selvatica perché sarebbe un'altra specie di pianta, ma voglio dire una salvia molto così venuta a stento, una salvia, una varietà importante che noi raccogliamo. E poi vi racconterò una cosina che una volta i vecchi facevano per curarsi una parte del loro apparato. La salvia serve per tante cose ed in cucina è veramente preziosa. Ma la cosa che forse incuriosisce più di tutto è che questa foglia, che contiene delle pustole, è stata utilizzata da sempre per la sbiancatura dei denti. La gente di una volta, per pulirsi i denti, prendevano una foglia di questa bella pianta e facevano questo lavoro. È un qualcosa che è conosciuto da tanta gente, però c'era anche un modo diverso per preparare proprio un vero dentifricio. La salvia veniva fatta arrostire, come in questo caso, messa dentro un macinino, e insieme a questa salvia qualche pezzettino di pane proprio arrostito. Si metteva dentro tutto questo nel macinino, che serviva anche per macinare l'orzo, il caffè, il pepe, eccetera, e si faceva questo lavoro. Logicamente, dopo una certa azione energica, si apriva il cassettino di questo strumento e veniva fuori questo macinato, che era una polvere di pane arrostito come questo, ma veramente arrostito, non proprio pane secco, e la salvia altrettanto arrostita. Quindi pane, salvia, questa polvere diventava l'ingrediente da mettere sopra lo spazzolino dei denti per pulirsi i denti. Quindi un dentifricio che potrebbe essere anche aggraziato ancora di più, mettendoci qualcosa che gli dà un senso di solido e di gelido. Ma quello che veramente ci ricorda ciò che veniva fatto nei tempi passati è proprio questo: un trito, un grattugiato praticamente, un macinato di salvia secca e di pane arrostito. Quindi la salvia salva sotto tutti gli aspetti. Questa è una curiosità, è un sistema che potrebbe essere messo in atto anche adesso, senza andare a comprare quei dentifrici che contengono sempre dei principi chimici che non sono poi veramente molto salubri per tutto il nostro organismo. Questo è tutto, e alla prossima curiosità.